c'est un immense théologien. È un grandissimo teologo, direi gigantesco. Il suo pensiero è gigantesco. Sembra di sfiorare il mantello di Cristo, di toccare il Cristo attraverso di lui. C'è qualcosa che sgorga allo stato puro. Ci dice qualcosa della freschezza della Chiesa ai suoi inizi. Ireneo, un uomo dell'antichità profondamente moderno. Una sorgente alla quale l'uomo del XXI secolo può attingere con gioia senza avere mai l'impressione di ritornare al passato. Ireneo è un orientale nato a Smirne, nell'attuale Turchia, verso il 130 d.C. Siamo all'inizio del cristianesimo, ai tempi dei pionieri della fede. Ireneo ha per maestro un certo Policarpo, lui stesso discepolo di San Giovanni Evangelista. Si potrebbe quasi dire che Ireneo è il nipote dell'apostolo San Giovanni. Senza dubbio lo è spiritualmente. Posso dire dove il beato Policarpo si sedeva per parlare, come entrava e usciva, il suo modo di vivere, il suo aspetto fisico, le parole che pronunciava davanti alla folla. Mi ricordo quello che diceva su Giovanni e su quelli che avevano conosciuto il Signore. Quelle parole, per la misericordia di Dio, sono giunte fino a me. Le ho ascoltate con attenzione e le ho annotate, non su carta, ma nel cuore. E sempre per grazia di Dio le ho ruminate con amore. Ireneo è colui che ci ha trasmesso quella che verrà chiamata la regola della fede. La regola della fede è la prima sintesi di ciò che più tardi verrà chiamato il nostro credo. Queste affermazioni della fede sono al servizio della trasmissione di un evento, e questo evento è l'evento Gesù Cristo. Ecco qual è per lui il senso fondamentale della tradizione. Ireneo è un trasmettitore del Vangelo. Ha cercato di infondere la linfa del Vangelo in tutte le domande che gli venivano rivolte. Ciò che lui chiama la tradizione che arriva dagli apostoli. Questo termine, purtroppo, è diventato un nome comune e non si capisce bene cosa c'è dietro. Ma dietro questa parola c'è un profondo dinamismo. Si tratta di ricevere e di trasmettere. La tradizione non è un pacco, è un movimento. E Ireneo lo ha proprio messo in risalto. Oggi si vede la tradizione piuttosto come qualcosa di fossilizzato, di polveroso, e si dimentica che prima di essere una parola è anzitutto un verbo, soprattutto in latino, trado, tradis, tradere. È un verbo, un processo, non è una cosa. Ireneo arriva a sfuggire alla persecuzione che colpisce nel 177 la giovane comunità cristiana di Lione, città una volta chiamata Lugdunum. Potino, primo vescovo di Lione, muore di sfinimento in galera. I cittadini romani sono decapitati, altri muoiono torturati nelle arene. Tra loro la coraggiosa Blandina. Ireneo viene mandato a Roma per consegnare a Papa Eleuterio una lettera nella quale viene riportato il martirio. Al suo ritorno in questa comunità profondamente straziata, Ireneo succede a Potino e diventa il secondo vescovo di Lione. La violenta collera dei pagani contro i cristiani, tutto quello che sopportarono i beati martiri, noi non siamo in grado di dirlo. Scherniti, picchiati, trascinati per terra, spogliati, lapidati, sequestrati, essi subirono tutto quello che una plebaglia rabbiosa si compiaceva di infliggere a degli avversari e a dei nemici. Quando era a Lione, era amatissimo dai suoi parrocchiani e dai cristiani attorno a lui. Il suo nome è simbolo di un uomo di pace.
Ireneo è prima di tutto un pastore. Del resto i primi cristiani di Lione, i primi martiri, quando lo manderanno come ambasciatore a Roma, diranno: vi mandiamo Ireneo, nostro fratello e nostro amico, ancor prima di parlare di lui come prete o come vescovo. Questo dimostra quanto Ireneo era radicato nella comunità e in comunione con il popolo al quale era legato. Nelle crisi che attraversa oggi la Chiesa, per me questa formulazione è molto importante, è una specie di antidoto contro la tentazione del clericalismo. Il secondo vescovo di Lione, Sant'Ireneo, è stato prima di tutto presentato come fratello e amico dei cristiani di Lione. Ci accusano a torto. Diamo fastidio, Giovanni, lo sai, non bisogna aver paura di dar fastidio. Il Signore ci guida, noi non capiamo tutto, ma Lui ci guida. Sì, lo so, ma per adesso è difficile. Ireneo e Irenaios in greco significa uomo di pace. Lo storico Eusebio nel IV secolo diceva: ha meritato il suo nome. L'episodio più conosciuto è quello della data di Pasqua. I cristiani non festeggiavano tutti la Pasqua nella stessa data e il vescovo di Roma ha voluto mettere ordine nella situazione. Ha detto: d'ora in poi Pasqua si festeggerà in un giorno preciso e tutte le altre pratiche dovranno cessare, o scomunicherò tutti coloro che si comporteranno diversamente. Questa decisione fece molto scalpore e Ireneo intervenne spiegando al vescovo di Roma che non poteva agire così. All'epoca, per una simile scelta, si correva un rischio di scisma e ciò ha permesso che la Chiesa di Roma convivesse con le altre chiese d'Asia, che avevano delle tradizioni diverse. Una delle grandi passioni di Ireneo è quella di insistere sull'unità del popolo di Dio, l'unità del corpo di Cristo. Ireneo dirà che la varietà delle osservanze non fa che confermare l'unità della fede. È chiara questa passione di Ireneo, che si batte contro ogni tentativo di uniformare, contro la volontà che tutti abbiano la stessa pratica, lo stesso pensiero. Lo so, mio caro Marcianus. Il tuo cuore è pieno di questo ardore che ti spinge a cercare Dio. Ireneo risponde alle questioni sulla fede di un certo Marcianus e si rivolge a lui come un maestro al proprio discepolo. Gli scrive quello che verrà chiamato la dimostrazione della predicazione apostolica, che può essere considerato come il primo catechismo. Un'opera facile da leggere, accessibile, che traccia un grande affresco della storia della salvezza. La storia di Dio che lega il proprio destino a quello dell'umanità. Il suo pensiero ha irrigato tutte le tradizioni, in Oriente e in Occidente, ma è stato come dimenticato per secoli. Riscoperto nel secolo scorso, ha nutrito la riflessione del Concilio Vaticano II con quello di altri padri della Chiesa e la sua teologia si fonda totalmente sulle Sacre Scritture. Si sente che lui ama le Sacre Scritture, che le conosce a memoria. Penso che non le avesse sotto mano, ma che le ha imparate a memoria come la maggior parte della gente all'epoca. E sempre partendo dalle Sacre Scritture, Ireneo dimostra la fede della Chiesa. Una delle forze di Ireneo è che ne dimostra l'unità. Ci sono due testamenti in una sola rivelazione e non possiamo separarli, non si può rigettare niente del Primo Testamento. Ireneo è il primo, per quanto ne sappia, a fare una distinzione dicendo: commentiamo anzitutto perché l'uomo è immagine di Dio e dopo perché a sua somiglianza. Questo è veramente il luogo di germinazione della sua teologia. È bello. Ciò che è immagine di Dio è il fatto di essere un uomo. Si tratta di un dono. Poi con questo e a sua somiglianza introduce la domanda che per noi è essenziale, la domanda sulla libertà. L'uomo è immagine di Dio e può progredire nella sua somiglianza a Dio. Per me ciò rende Ireneo avvincente e risponde a molte delle nostre aspettative di oggi. Tutte le persone che cercano lo sviluppo personale qui possono trovare uno sviluppo personale cristiano, completamente ancorato nella Bibbia e nella tradizione patristica.
Effettivamente, nella Chiesa ortodossa è un argomento che ci è molto caro. Si parla poco della santificazione, ma piuttosto di divinizzazione. E questo termine è più forte per noi, perché, mi scuserete, un termine un po' familiare, si sta incollati a Dio. Si va verso Dio e non lo si lascia più, ci si avvicina a Lui e ci si appiccica a Lui. Ireneo ha una visione molto ottimistica, estremamente positiva dell'uomo, che è in un cammino di perfezionamento di se stesso, con la grazia di Dio in piena libertà. E questa libertà fondamentale è profonda e tocca molto l'uomo di oggi. La troviamo anche in Paolo quando dice: attenzione, abbiamo una libertà, ma come la usiamo? Dio fa tutto, ma non fa nulla senza l'uomo. A un certo punto cita Matteo, e una parola di Gesù che dice: Gerusalemme che uccidi i profeti, quante volte ho voluto riunirvi nell'unità e voi non avete voluto. Ireneo parte da lì dicendo: vedete, non avete voluto. Vuol dire che Cristo stesso rispetta la volontà degli umani. Gli umani non hanno voluto, Gesù ne prende atto. Se ne rammarica, certo, ma non cerca di forzare una porta che non vuole aprirsi. Ma se Dio ci ha creati e veglia sulle sue creature, come tu dici, allora perché tante disgrazie? Dio è generoso, Dio è paziente. Conosce la debolezza degli uomini e permette che facciano l'esperienza del bene e del male. Questo affinché possano scegliere il bene. L'uomo è libero fin dall'inizio. Non dimenticare, non sei tu che fai Dio, è Dio che ti fa. Tra i cammini originali intrapresi da Ireneo, c'è questa idea straordinaria che la creazione dell'uomo sia stata fatta per il piacere di Dio. Sembrerebbe un po' banale dirlo così, ma per secoli dopo Ireneo si è pensato alla ragione dell'incarnazione piuttosto in termini di riparazione. Possiamo dire che la creazione è stata infranta a causa del peccato originale, bisognava ripararla. E non era molto lusinghiero, né per Dio, perché si era sbagliato nella sua opera di creazione, né per l'uomo, perché non si trattava di altro che di incollare nuovamente quello che era stato rotto. Nel suo pensiero non c'è una catastrofe cosmica che si chiamerebbe peccato originale. Certamente lui parla del peccato di Adamo e delle sue conseguenze universali, non lo nega in nessun modo, ma si tratta un po' di un incidente di crescita. Ciò che è molto bello è che in lui si trova questa visione dell'umanità in crescita fin dalle sue origini e l'immagine che dà nella sua catechesi. L'umanità è stata creata bambina, allo stato infantile, e un bambino fa degli errori, si sbaglia, può fare il male, ma la sua crescita gli permetterà poco a poco di uscire da questo male, dall'ingranaggio del male. E si tratta anche di una sfida sul concetto di libertà per Ireneo, che ha letto Paolo, che parla della schiavitù del peccato. Effettivamente siamo lontani da tutte quelle visioni dove alla fine l'uomo si salverebbe da solo, senza Dio, e non avrebbe neanche bisogno dell'ipotesi di Dio per raggiungere una forma di pienezza, di pace interiore. L'uomo viene da Dio come creatura ed è chiamato a ritornare a Dio, essendo ricapitolato in Cristo. Ma ritornare a Dio non come per ritornare alla casella di partenza dopo il passo falso del peccato originale, ma essendo divenuto, perdonatemi l'espressione molto moderna, un uomo aumentato. La gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo è la visione di Dio. Faut voir que
Bisogna considerare che per gli antichi la visione non veniva dall'esterno, ma dall'interno. Ossia, non si trattava di essere trasformati da Dio dall'esterno, ma di essere trasformati dall'interno da Dio stesso. Che incredibile e fresca visione quella di Ireneo! Per lui l'incarnazione di Gesù è voluta da Dio fin dall'eternità. È il culmine e il compimento perfetto del suo disegno d'amore. In Cristo la divinità raggiunge per sempre l'umanità e anche nel più profondo dei nostri smarrimenti il Creatore non abbandona mai la sua creatura. L'uomo progredisce, cammina verso il suo compimento in Cristo, che è un po' il punto omega caro a Teilhard. È vero che talvolta si paragona Ireneo a Teilhard de Chardin. Nel fenomeno umano, Teilhard mostra questa progressione costante, l'evoluzione dell'umanità dallo stato infantile. L'umanità ha tutto da imparare, ma Dio è lì, che gli insegna tutto poco alla volta. Una delle grandi idee di Ireneo, molto interessante, e che non bisogna dimenticare, è il ritmo di crescita dell'uomo. È un ritmo lento. L'uomo cresce lentamente, come un albero, come una pianta qualsiasi. Non è una cosa che avviene da un giorno all'altro e bisogna rispettarne il ritmo. E questo è quello che fa Dio. Dio è paziente. Secondo alcuni, solo pochissimi conosceranno la vita eterna. E tu, Ireneo, credi che tutti possano essere salvati? Questo mondo che ci circonda, gli animali, il cielo, le stelle, il cosmo tutto intero. Isaia ha profetizzato: il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. Tutto questo avverrà per gli animali e per il cosmo intero al momento della risurrezione. Ogni creatura, secondo la volontà di Dio, crescerà e arriverà alla sua propria pienezza. Questa piaga che è la morte, Dio la guarirà. Ireneo non propone né un sistema di pensiero né un'ideologia, ma una forma di teologia integrale che abbraccia il cosmo nella sua interezza e tutta la storia degli uomini. In questa teologia integrale, Ireneo ha sviluppato tra i padri della Chiesa una riflessione che gli è propria, che è stata chiamata la ricapitolazione. In realtà è lui che ha preso questo termine da Paolo, l'ha preso in prestito da lui e l'ha sviluppato. Se la mia memoria è buona, incontro le eresie, lo usa circa 50 volte, sia il termine, sia il verbo ricapitolare. Per lui, ricapitolare è l'idea che, nel corso della storia umana, quando Dio sviluppa tutta l'economia divina, Cristo arriva al termine. E Cristo ricapitola tutto, da Adamo fino a noi e fino alla fine della storia, cioè fino all'escatologia. Per Ireneo la creazione non è mai conclusa. Dio è presente nella creazione in ogni momento, in ogni secondo. Nel momento stesso in cui noi parliamo, in cui noi pensiamo all'idea stessa di parlare, siamo nuovamente creati e ognuno dei nostri progressi è una nuova creazione. Ireneo ha la genialità di integrare il tempo nel suo pensiero, di integrare ciò che la storia può insegnare dell'uomo e per l'uomo. La sua concezione dell'uomo è assai lontana dal normale pensiero greco. Secondo il pensiero greco classico, il tempo è il cambiamento e il cambiamento è ciò che è contrario al divino. Il divino non cambia, la perfezione non cambia. Al contrario, per Ireneo, il progresso, il tempo, la storia sono occasioni per perfezionarsi, così che la perfezione non è uno stato, non è qualcosa di fisso. Al contrario, è una dinamica che non ha fine perché il suo obiettivo è Dio stesso. I primi secoli del cristianesimo erano un grande cantiere. I dogmi della fede, il canone delle scritture, la lista ufficiale dei testi biblici.
Tutto questo non era stato stabilito. In un paesaggio nebuloso fiorivano le sette più fantasiose. Ireneo si è battuto contro una di queste sette, che lui chiama la Gnosi dal nome bugiardo. Proponevano la salvezza attraverso la conoscenza, per gli iniziati, e il contenuto della sua opera principale, ossia contro le eresie. Quando si parla dell'ottimismo di Ireneo, lo posiziono qui. È una visione non dualista, perché tutto l'uomo è immagine di Dio. Non si fa distinzione tra un'anima bella, tutta pura, tutta sola, e un corpo che sarebbe pesante. Non ha per niente questa visione. Gli gnostici erano completamente dualisti, avevano una concezione di Dio completamente eterea, la più inaccessibile possibile. Affinché solo una piccola elite potesse avvicinarsi, scartando ovviamente chi non ne valeva la pena. Tutti i criteri che sono anti-evangelici. Arrivando alla parrocchia Sant'Ireneo, lasciavo un quartiere popolare chiamato Manguet a Lione ed ero stato colpito dalle derive esoteriche e dalle tentazioni di seguire le correnti New Age. E che assomigliano molto alla gnosi che Sant'Ireneo combatteva ai suoi tempi. È quello che mi ha portato ad approfondire la questione per vedere come Ireneo nella sua lotta arriva a toccare le problematiche di oggi. Oggi, a mio parere, queste tentazioni ci sono sempre. La tentazione di andare a cercare delle spiegazioni complementari, di non accontentarsi della rivelazione e di credere che Dio ha sempre bisogno di aggiungere qualcosa alla prima rivelazione che ci è stata data in Gesù Cristo. Si potrebbe immaginare oggi che Gesù fosse una specie di Superman che avesse dei poteri eccezionali, che sapesse tutto prima che gli capitasse. Ancora oggi ci sono dei cristiani che sono tentati da questa problematica e che hanno difficoltà a riconoscere pienamente l'umanità di Gesù. Nessuno deve immaginare che ci sia un altro Dio Padre al di fuori di quello che ci ha creati. Si tratta di quello che pensano gli eretici. Disprezzano il Dio che è per costruire un Dio che non è. Molte persone si sono lasciate ingannare da questo errore e si sono allontanate dalla verità. Anche nel suo combattimento contro gli gnostici, Ireneo rimane un uomo di pace. Nel cercare di dimostrare la falsità della loro dottrina, Ireneo desidera riunire. Ha voluto capire che cosa fosse la gnosi, dedicare del tempo per studiare questo movimento religioso, per poi esporre e dimostrare perché non era possibile seguirlo. Anche questa attitudine esprime un modo di rispettare l'avversario. Non è partito subito con la scomunica dicendo non bisogna pensare in questo modo, si sbagliano. Ha esposto la loro dottrina, talvolta ci scherzava anche un po' perché non mancava di ironia, ma ha dedicato del tempo per spiegare le cose e possiamo credere che ha riportato l'unità impedendo a un certo numero di cristiani di andare altrove. È una cosa che si sente, il ruolo dato allo Spirito Santo, il modo in cui parla dello Spirito Santo. Si vede bene che non ne parla come un'idea, come un concetto, ne parla come di un principio di vita realmente presente in lui. Qualcuno che lo fa vivere, è un uomo spirituale ed è un pastore perché la preoccupazione per le anime che gli sono state affidate traspare attraverso le sue opere. Citato 19 volte al Concilio Vaticano II, Ireneo si rivela un antesignano dell'ecumenismo. E se questo teologo del secondo secolo fosse capace di riconciliarci tutti, cattolici, protestanti, ortodossi, evangelici?
Ireneo, nel secondo secolo, arriva prima di ogni concilio, prima della dogmatizzazione del pensiero cristiano, e nessun concilio poserà delle obiezioni contro Ireneo. Tutti i concili confermeranno il suo pensiero e la sua teologia, ed è per questo che un grandissimo teologo, un gigante, aveva previsto prima, se si può dire, quello che si sarebbe svolto nei concili, anche se in maniera embrionale, effettivamente, ma possiamo ancora attingere da lui per confermare tutti i concili fino all'ultimo, il settimo concilio ecumenico. Cari amici, ecco la predicazione della verità e il cammino della vita. Questo cammino bisogna custodirlo con la maggior cura possibile. Io conosco Ireneo da più di 20 anni. L'ho incontrato nei miei studi. Ma al di là degli studi, mi piace dire che ho incontrato Ireneo prima di mio marito. Ha dovuto prenderci tutti e due nello stesso momento. Per me è effettivamente un compagno di viaggio, perché Ireneo non è un pensiero arido, non è un libro. Non sono cose da imparare a memoria, niente affatto. È veramente qualcuno che fa vivere e io lo considero come un compagno di viaggio perché mi aiuta a camminare. Se sei l'opera di Dio, aspetta tutto dalla sua mano. Abbandonati a colui che può plasmarti e che fa bene tutte le cose. Solo il Signore potrà fare un'opera d'arte con questa povera argilla che tu sei.